Dopo la pausa estiva torna ancora una volta su Rai Sport l'Orienteering, torna con le prove che sono andate in scena in Toscana, Carrara per la precisione, la città del marmo, come vedete, che ha ospitato i campionati italiani sprint e la Coppa Italia Middle di corsa orientamento organizzati dal GS Folgore Orienteering. Più di 600 gli atleti coinvolti per ciascuna giornata di gara, provenienti da quasi tutte le regioni d'Italia, pronti a sfidarsi nel centro cittadino e nel bosco di Campo Cecina, definito il balcone d'Italia, situato a 1200 metri d'altezza. Al via tutti i più forti orientisti italiani che dopo il camp di selezione a Rovereto, voluto dal CT Azzurro Stefano Raus, trovano nelle gare versiliane un passaggio fondamentale in vista dei campionati europei che si terranno in Italia, in Veneto per la precisione, dal 4 all'8 di ottobre. Orienteering vuol dire che al fianco del sottoscritto Gianfranco Benincasa c'è come sempre Pietro Ilarieti. Ben trovato Pietro. Ciao, ben trovati a tutti. Ci spostiamo dalla montagna alla Toscana, quindi vedremo anche un pochino in lontananza il mare e poi si sale qui sulle Alpi Apuane, città del marmo che regala tanti scorci e soprattutto tornano oggi gli uomini della altissima velocità dell'Orienteering, quindi prepariamoci a vedere quelli che sono i protagonisti, ma ascoltiamo la voce del territorio del tracciatore. Lara Benfatto, assessore allo sport e al turismo del comune di Carrara, ci accoglie in questa splendida città, la città del marmo. Sì, benvenuti a tutti, benvenuti a questi atleti, più di 700 atleti che oggi e domani saranno nella nostra città. Grazie a questa manifestazione di cui siamo orgogliosi e felici, tanti atleti, tanti appassionati potranno godere delle nostre bellezze, di un bellissimo centro storico. Qua siamo in Piazza d'Armi, domani vi recherete a Campo Cecina e quindi potrete anche osservare le nostre bellissime Alpi Apuane. Noi ringraziamo gli organizzatori perché questa, oltre ad essere un evento sportivo, è un evento turistico molto importante. Sicuramente tanti appassionati carrarini si uniranno al vostro sport. Emiliano Corona è l'uomo che ha ideato questi percorsi. Che cosa troveranno questi concorrenti nella gara maschile e femminile? C'è una prima parte nel Parco della Villa, qui dove c'è anche il museo di Carrara, per poi invece aumentare il ritmo, la falcata, nella parte centrale finale, qui in centro a Carrara, dove dovranno fare più attenzione alle scelte di percorso. La voce dei protagonisti del tracciatore, qui alcuni dei favoriti, Mariani, Dallera, Scalzotto, che vediamo in queste immagini molto sorridenti, Aaron Gaio, Tite e Dal Follo, Deborah Dal Follo, un po' più seri in questa seconda immagine, poi la Palumbo, Lucchetta, Libardoni. Insomma, i favoriti sono tanti, sì, no Pietro? Sono tanti i favoriti, perché poi qua in questo contesto sprint l'imprevisto è dietro l'angolo. Abbiamo anche Christine Kirkleckner, che sprinter non è, ma ce la metterà tutta pure lei. Invece questa è una carrellata di grandi sprinter: Alessio Tenani, super specialista, Giacomo Zagonelli, Viola Zagonel, che però oggi non correrà probabilmente per la vittoria perché c'è una sorpresa in arrivo e non so se la vuoi annunciare tu. Non so come vuoi, diventerà mamma? Esatto, diciamolo, è una bellissima notizia. Anna Rita Scalzotto, una bellissima notizia, perché non dirla, giustamente. Esatto. E allora qua si parte per la prova sprint, la prima delle due giornate. Si gareggia nel centro di Carrara, caratterizzato dalla prima parte del parco cittadino e nella seconda dalle vie e dalle piazze, con la presenza di numerose opere artistiche in marmo, ovviamente ci mancherebbe. Gli atleti stanno gareggiando sotto l'occhio attento, dicevamo, del CT Stefano Raus, qui Giacomo Zagonella al via, impegnato a selezionare appunto gli azzurri in vista di questi europei in Italia, a Soave, Verona e Vicenza. La prova odierna, unita al camp dello scorso weekend a Rovereto, rappresenta il passaggio chiave per la scelta dei nomi che, no Pietro, comporranno. Eh sì, la nazionale azzurra si prepara appunto per questa grande occasione in Italia. C'è tanta emozione per i nostri ragazzi che non vedono l'ora di correre davanti ad un pubblico amico. Oggi non è presente, ma rientrerà sicuramente alla grande anche quello che è un po' il capitano azzurro, che è Riccardo Scaletta. Dicevamo di questo sodalizio che ha voluto portarci in questa nuova location. Solitamente siamo sulle montagne del Trentino, del Veneto, beh, abbiamo visitato anche la Puglia eccetera, però qua grazie a Giancarlo Angeli e all'Orienteering
Folgore, siamo a scoprire Carrara, una piccola società che ha però dato una grande dimostrazione di affidabilità. Sono circa una trentina i tesserati, in questo club militano anche i fratelli Angeli, Elis e Ilian, che sono due speranze del movimento orientistico italiano. Ilian non gareggia perché è impegnato come, diciamo così, tester di questi percorsi, perché i percorsi dell'orienteering devono essere provati, devono essere corrispondere a quelli che sono i canoni stabiliti a livello internazionale. Quindi diciamo così, è lui che ha messo a prova tutto questo lavoro realizzato dall'orienteering Folgore, che poi diciamo così si sta facendo conoscere, si è fatto apprezzare sul territorio e credo che sicuramente svilupperà anche un'attività con le scuole e molte altre attività magari di carattere regionale. Ecco, quindi una prima volta, ma che sicuramente rappresenta un primo passo di tanti nuovi altri esperimenti, e poi stanno già pensando di svilupparsi su altri territori della Toscana. Mentre torniamo alla gara, abbiamo visto qua Roberto Dalla Valle, che sprinter non è, ma è sempre un uomo iper competitivo, e oggi però gli uomini da tenere particolarmente d'occhio sono Giacomo Zagonel, Mattia De Bertolis e Francesco Mariani tra gli uomini, mentre magari Maddalena De Biasi, che è una new entry con Annarita Scalzotto, Caterina Dallera ora inquadrata, e la veneta Jessica Lucchetta. Sono un po' questi i top rider dell'orienteering oggi qui a Carrara. Carrara, gara sprint valida per il campionato italiano. Questa sprint è sicuramente una prova molto tecnica, in grado di mettere anche in difficoltà gli atleti. L'importante è ovviamente commettere meno errori possibili, al netto del fatto che il tracciato predisposto, come abbiamo sentito da Emiliano Corona, è un po' ricco di tranelli e difficoltà, sì, no? Sì, sì, lui ci ha proprio confidato di aver messo dei punti in zone nascoste, ecco, quindi che magari gli atleti non le possono trovare proprio così in modo intuitivo come a volte avviene. Qua Jessica Lucchetta, che sta andando molto bene, attualmente accreditata qui al passaggio in questa piazza del miglior tempo. Una grande Jessica Lucchetta. Allora, tra l'altro va segnalato, Pietro, che si corre in una giornata settembrina, ma comunque ancora piuttosto calda, con temperature attorno ai 25 gradi, anche se non sembra, insomma, perché è un po' velato, ma è molto caldo. Sì, una giornata ideale per correre. Siamo sullo sfondo, vediamo le montagne della Toscana e vediamo le cave di marmo che caratterizzano un po' questo territorio. Anche qua, passando in questa piazza, si vedono ogni tanto delle bellissime statue di sottofondo. Qua un passaggio, si fa un loop finale e poi si ritorna in questa arena d'arrivo. Samuele Tait sempre molto performante. In realtà Samuele Tait è performante praticamente in tutte le discipline dell'orientering, perché lo troviamo sempre dalla mountain bike allo sci alla corsa. E qua invece Mattia Scopel, che sta viaggiando e si sta giocando un posto sul podio. A proposito di mountain bike, dalle gare di Carrara alla Coppa del Mondo di mountain bike orienteering, la prossima puntata del magazine di Rai Sport dedicato all'orienteering sarà proprio dedicata alle prove di Lavarone e Folgaria in Trentino, le prove in mountain bike, 18 le nazioni partecipanti, 100 atleti elite. Alle prove di contorno saranno presenti anche alcune centinaia di atleti provenienti da diverse nazioni. La nazionale italiana sarà al via con 9 atleti. Le aspettative sono appuntate, Pietro, correggimi se sbaglio, soprattutto su Luca Dalla Valle, che è stato 2 volte campione del mondo, e su Fabiano Bettega, ma anche su Iris Pecorari al femminile, no? È così, è così. Mentre assistiamo qui al sorpasso di Giacomo Zagonel su Sebastian Indes, perché Zagonel è uno sprinter, e qua anche l'ostacolo attraverso la macchina, perché in questa zona di traffico molto lento devono stare attenti anche a questo particolare. Ritorniamo un secondo sulla mountain bike. Sì, c'è questo grandissimo evento di Coppa del Mondo e le attenzioni sono proprio sul nostro Luca Dalla Valle, perché ha un curriculum spaventoso.
Bettega, invece, Fabiano Bettega è un po' il nuovo che avanza, un new entry, anzi no? È una concretezza, perché negli ultimi anni ha vinto praticamente, nell'ultima stagione passata ha vinto praticamente 7 gare su 8 del calendario nazionale. E poi Mattia De Bertoli, intanto esatto, sta andando molto molto bene oltre a Zagonelle e Mariani, ma torniamo alla mountain bike. Sì, ti dicevo, e poi c'è questa grande stella dell'orienteering italiano che è Iris Pecorari. Lei ci ha già regalato valanghe di medaglie nelle categorie giovanili, non vogliamo farle pressioni, però le vogliamo fare un grande augurio per una bellissima carriera. Le aspettative ci sono. Francesco Mariani, anche lui sta andando molto bene per il momento. Mariani, De Bertoli, Zagonel al maschile, Jessica Lucchetta abbiamo visto prima molto molto bene al femminile, per quanto riguarda questi campionati italiani sprint a Carrara. Sì, e Francesco Mariani sta andando decisamente bene, lui che è stato anche campione del mondo nella categoria junior, quindi è un grande talento su cui il CT sta lavorando. Qui punzona velocissimamente e ringraziamo Ilian Angeli che oggi è il cameraman e ha corso talmente tanto, non poteva che essere un atleta, un cameraman così bravo. Ci sono anche gli stranieri che corrono, in questo caso abbiamo visto prima anche Elena Pezzati, nome italianissimo, sì, ma nazionalità svizzera, che non manca quasi mai le gare italiane. La Kirchlechner invece, nome tedeschissimo, ma nazionalità italiana visto che è di Merano. Esatto. No? Quest'anno tra l'altro Elena Pezzati ogni volta che è venuta in Italia ha vinto, cioè praticamente l'abbiamo sempre intervistata. Dobbiamo adottarla. Esatto, oggi invece no, oggi non sta performando così bene, forse la sprint non è la sua specialità preferita, mentre arrivano gli atleti. Anna Pradel non bene oggi, probabilmente cercherà riscatto domani. Anna Caglio, un'atleta molto veloce, ma nemmeno lei oggi benissimo. Maddalena Di Biasi invece al momento ha il miglior tempo delle atlete sopraggiunte, un buonissimo tempo che è 14 minuti e 09, subito battuta, anzi no, eguagliata, stesso tempo da Anna Rita Scalzotto. 14.09 da Anna Rita Scalzotto, quindi sono lì. Attenzione Jessica Lucchetta, e le però mette tutte d'accordo. Eh sì, 13.59 per la ragazza dell'orienteering Tarzo che si porta in testa alla classifica al femminile, e poi bene anche Anna Rita Scalzotto e Maddalena De Biasi. Oh, eccola, eccola qua, Pezzati. Elena Pezzati, che però dicevamo era già attardata guardando gli intertempi, sì, quindi difficilmente podio. Sarà a podio quest'oggi, ma non è effettivamente forse la sua specialità, meglio in bosco che non nelle sprint. Elena Pezzati, attenzione, Caterina per il podio. Dallera sta andando molto bene, anche lei polisportiva punto nord, il miglior tempo è quello di Jessica Lucchetta, 13.59, poi 14.09 per Scalzotto e De Biasi, taglia in tempo, 14.04, seconda, si piazza dunque dietro Lucchetta davanti a Scalzotto e De Biasi. Sì, è stata molto brava e Caterina Dallera con Jessica Lucchetta sicuramente saranno parte di questi campionati europei. Oggi, essendo una prova importante, si sono guadagnate la maglia. Attenzione, intanto Giacomo Zagonel stava andando bene, taglia il traguardo in 13.23. Il trentino che però corre per la polisportiva Masi, ma meglio di lui, eccolo, Mattia De Bertoli, sì, con 13.13 e mette anche questa volta d'accordo tutti Francesco Mariani, 13.08, è stato lui il più bravo. Subito gli avversari e l'organizzatore Giancarlo Angeli si complimentano con lui, hanno capito che in effetti, ecco qua la classifica, lui sì, ha vinto con 13.08 battendo appunto De Bertoli e Giacomo Zagonel, un tempo buonissimo tra le donne, Jessica Lucchetta, Caterina Dallera e a terzo tempo a pari merito Scalzotto e De Biasi. E qui siamo al momento delle premiazioni, ricordiamo allora campione italiano sprint Francesco Mariani, alla femminile Jessica Lucchetta. E quindi qui giusto momento di riconoscimento per lo sforzo profuso nel centro di Carrara e tanti applausi dal pubblico presente. Ancora una volta la voce dei protagonisti di questa sprint valida per il campionato italiano. Jessica Lucchetta, non era facile confermare i favori del pronostico? Sì, non era facile, il titolo dell'anno scorso è stato un po' inaspettato, molto voluto ma inaspettato, e quest'anno riconfermarsi è stato veramente, veramente bello. Tu l'orienteering ce l'hai nel cuore, stai lavorando tanto, domani punti anche al bosco? Vediamo, sicuramente l'obiettivo è divertirsi e cercare di fare bene. Quando si parla di velocità,
Francesco Mariani, ottimo vincitore a Carrara. Sì, è stata una bella soddisfazione vincere il mio primo titolo italiano sprint assoluto. Sono partito bene, sono molto divertito, un percorso molto diversificato tra parchi e città, anche tecnico al punto giusto. E ora si guarda questi europei in Italia. Sì, non vedo l'ora, è grande appuntamento dell'anno, appunto a farmi trovare con la migliore condizione possibile. Vi aspetto tutti lì. Il sorriso di Mariani e di Lucchetta, che hanno conquistato il titolo italiano. Sempre bello essere campioni nel proprio paese, ma si guarda avanti, in particolare ai campionati europei, ma ancora la voce dei protagonisti, poi torniamo per introdurre la gara middle. Dopo Carrara si cambia completamente scenario, Emiliano Corona, saliamo qui a Campo Cecina, stando per partire gli Elite, cosa troveremo? Ma gli Elite troveranno una bellissima faggeta che però presenta una morfologia importante, quindi saranno dei bei dislivelli e gli atleti insomma dovranno sudarsela questa gara. Dipendenze, nebbia e tracciatore che è stato un po' cattivello. Sì, io ci provo sempre a mettere in difficoltà gli atleti, anche loro alla fine vogliono questo, quindi non vogliono una gara semplice ma vogliono una gara impegnativa per potersela giocare fino alla fine. Allora, archiviata la sprint, ci spostiamo a Campo Cecina per la gara valida per la Coppa Italia Middle Distance. Cambia la tecnica di gara e di terreni, qualche altro trucchetto da parte del tracciatore Corona? Sì, devo dire che Corona, essendo anche un tecnico della nazionale giovanile, lui conosce anche un pochino come si traccia a livello internazionale, quindi è per quello lui vuole dai suoi ragazzi alzare l'asticella, mentre Anna Pradel, che probabilmente oggi vuole riscattarsi dopo la delusione di ieri. E allora ti dicevo, Corona, avendo una visione molto ampia dell'orienteering, cerca sempre quei piccoli, diciamo così, come hai detto tu, trucchi del mestiere per mettere i nostri ragazzi in difficoltà, ma non è una cattiveria, ma lo fa per loro, per farli crescere, insomma. Per alzare il livello, un tracciato duro soprattutto nella fase centrale, in quella faggeta di cui parlava appunto Emiliano Corona, che non sempre permetterà di correre ovviamente in velocità. Di questo dovranno tenerne conto tutti gli atleti. Tracciato insomma prevede un bello sforzo fisico, oltre a insidie tecniche su un terreno a tratti anche scivoloso e dalla visibilità non sempre ottimale. No, oggi no, non c'è una visibilità ottimale. Christine Kirkleckner in azione, in teoria la middle è la sua gara, perché lei è molto brava tecnicamente e nonostante non sia più tra le giovanissime è anche molto forte fisicamente. Oggi però, stranamente, il suo intertempo non figura tra i migliori. Chi sta andando bene? Elena Pezzati, che sicuramente è tra le prime, come anche Elena De Biasi, quindi vediamo se saranno loro a appunto scalzare definitivamente Christina Kirkleckner dalle posizioni alte della classifica. Altro particolare importante, oggi si assegna anche la Coppa Italia di orienteering nella specialità bosco, diciamo così, che tra gli uomini se la stanno giocando in particolare Bettega, Mariani dalla Valle e Zagonel. Invece tra le donne è una lotta molto serrata, ci sono appunto la stessa De Biasi, Anna Pradel, Elena Pezzati e Jessica Lucchetta. Diciamo che queste sono le atlete che si stanno giocando anche la Coppa Italia. Come sempre, come in tanti sport, c'è la gara nella gara. Come sempre, Jessica Lucchetta l'abbiamo vista, è ancora qua inquadrata dietro Anna Pradel e quindi va forte, perché come ricordava il nostro Pietro Ilarietti, si gioca anche la Coppa Italia, il successo finale. La prova elite prevede 300 metri di dislivello per gli uomini con 19 punti di controllo, 250 metri di dislivello per le donne con 13 punti di controllo, e qui ci si inoltra nel bosco, in quella faggeta di cui si parlava poc'anzi. Non è facile anche oggi correre su questo bosco con questo, vedi, questi rami a terra, questo fogliame, quindi scivoloso, e poi nella seconda parte c'è una parte più aperta con dei prati, ma anche in questo caso insidiosi. Non facile correre
correre in questo territorio, ma siccome siamo nel territorio del marmo, ascoltiamo questo ospite che ci racconta. Parli di Carrara e non puoi pensare al marmo. Oggi siamo in una location unica e ce la spiega Francesca Dell'Amico. Ben arrivati nella cava più bella del mondo. Questo è il nostro slogan che proponiamo. All'interno della montagna si apre un mondo sotterraneo fatto di marmo. Ricordate che Carrara è il bacino marmifero più grande del mondo. La storia del marmo inizia 2000 anni fa con i Romani, che arrivarono a Carrara proprio per estrarre questo materiale che ha fatto conoscere Carrara in tutto il mondo. A proposito di opere d'arte, qui è passato anche qualcuno di importante. Certo, ovvio. A parte Michelangelo, che ormai va ricordato, perché noi siamo esattamente nel ventre delle Alpi Apuane, dove Michelangelo prese il blocco per fare la Pietà ed il Mosè. Michelangelo è stato qua a Carrara quasi 3 anni a scegliere i blocchi di marmo proprio per Papa Giulio II. E per noi andava ricordato facendo un murale che tutti i turisti poi potessero vedere ed apprezzare. Carrara vive di questo. Tutta l'industria del marmo tiene in piedi una città. Tutto il nostro mondo gira intorno a queste montagne. E torniamo con Elena Pezzati, che sta andando piuttosto bene quest'oggi qui nella prova in bosco. Un passo indietro, bellissima questa storia, no? Della... Sì. Cava questi blocchi di marmo con tanta storia, speriamo che gli atleti non abbiano oggi polpacci di marmo, perché no, quello sarebbe più problematico. No, hanno polpacci di marmo perché si allenano molto, però in realtà sì, hanno delle gambe belle, belle agili oggi. È una caratteristica molto interessante della cava di marmo che abbiamo visto, è che è una cava dentro la montagna, quindi per estrarre questi blocchi vengono create come delle stanze per estrarre questi mega blocchi che poi servono per fare delle grandissime opere d'arte, come è avvenuto in passato, e poi hanno reso la città di Carrara rinomata nel mondo. Le storie del territorio visitato dall'Orienteering, dalle gare di Orienteering, questa è la gara sulla media distanza, valida per l'assegnazione finale poi anche della Coppa Italia, sia maschile che femminile, come ci ricordava il nostro Pietro. Abbiamo detto che ci sono gli occhi puntati del CT Rouse sugli atleti per selezionare i migliori in vista degli europei. C'è stato anche questo raduno a Rovereto di cui abbiamo detto, 17 convocati, oltre ad un'altra serie di atleti che si sono aggregati da tante regioni. Ci sono stati anche test, per esempio, sui 3000 in pista, no? Lo stadio, certo, Quercia di Rovereto, dove va in scena anche il meeting città di Rovereto, città della Quercia, che è un meeting di atletica piuttosto noto. E insomma, si sono confrontati gli orientisti anche sui 3000 metri, ci sono stati una serie di test importanti in vista appunto degli europei, ma non solo, no? È anche un momento per studiare in maniera approfondita gli atleti e prepararli al meglio per le prove e per le gare. Certo, devo dire che anche nel corso di questi anni ho visto una crescita della professionalizzazione anche degli orientisti, che di fatto sono dei professionisti di questo sport, nel senso non è il loro lavoro, per alcuni diciamo così, alcuni si dedicano a tempo pieno a questo sport, però hanno un altissimo tasso di serietà, si allenano tantissimo, studiano, si preparano, perché a volte per preparare una gara di orienteering si studia il terreno prima di andarci, non lo puoi visitare perché l'area è imbarcata, però lo studi magari con Street View, con tutte le opportunità che la moderna tecnologia ci offre. Quindi è stato così, ce lo ha raccontato anche Mattia De Bertolis, che aveva fatto un profondo, diciamo così, ripasso prima di venire qui, ed è sta andando molto bene. De Bertolis in particolare in questo momento viaggia con il primo intertempo davanti a Mariani e Damiano Bettega, insomma. Mentre tra le donne, come ti dicevo, il riscatto di Anna Pradel, perché sta viaggiando veramente bene davanti a Pezzati, e poi c'è sempre Elena Di Biasi. Nicole Scaletta anche oggi sta andando bene, questa stagione non l'abbiamo vista tante volte,
una citazione in particolare oggi a Elis Angeli, che è l'atleta, come si dice nel ciclismo, è la regionale, quindi è l'atleta che il territorio segue con particolare attenzione. Come è giusto che sia. Anche i media locali le hanno dato molto spazio. Nico Scaletta in zona arrivo. Intanto l'idea di dare vita a questo appuntamento è nata tra l'altro durante la pausa forzata, pausa pandemica. Esatto. E gli appassionati locali di Orienteering hanno lavorato veramente intensamente, duramente per preparare tutto al meglio. GS Folgore ad organizzare, ma anche supportata dalla Fondazione del Marmo, dal Comune di Carrara, dall'Ente Parco, insomma, presenti tra l'altro a questi campionati italiani, alla Coppa Italia, anche il presidente Fiso Sergio Anesi, un riconoscimento ovviamente anche dunque per il lavoro svolto dal GS Orienteering Folgore. Intanto arriva primissimo Anna, tempo Anna Pradel, che stacca un ottimo tempo. Attenzione anche a Jessica Lucchetta, che però ha confermato di essere una grande sprinter, ma oggi in bosco non bene, ma ottiene un risultato importante in termini di Coppa Italia. Questo è l'ucraino Choban, che negli anni abbiamo conosciuto bene, oggi anche dalla valle, perché quando si va in bosco sicuramente è più su il suo terreno. Mentre aspettiamo gli altri per capire anche l'evoluzione. Tenani, Libardoni, dalla valle, intanto guardavo il tempo, 38 primi e 43 per il ragazzo del Gronlight Orienteering Team. Giacomo Zagonelli, Damiano Bettega, ma meglio sicuramente Damiano Bettega, che con 38 e 33 al vada momento avanti, è vada bene. Avanti ad alla valle, Giacomo Zagonelli invece male. Non bene oggi. Mattia De Bertolis, attenzione, sta che sta arrivando benissimo. Velocissimo davvero il ragazzo dell'Unione Sportiva Primiero, 36 e 10. Primissimo, 36, 10, è il primissimo. Primo. E poi Francesco Mariani, allora secondo, poi Bettega che abbiamo visto, e Roberto Dalla Valle in quarta posizione per quanto riguarda la categoria Elite al maschile. Al femminile abbiamo visto Anna Pradel, 42.06 Unione Sportiva Primiero, davanti a Elena Pezzati e poi Maddalena De Biasi, Nicole Scaletti. Nella classifica finale invece posizione. Grande ribaltone con Jessica Lucchetta che supera Viola Zagonel, che era la prima fino a questa mattina, e poi Maddalena De Biasi, Anna Pradel. Quindi guarda che mini distacco, mentre tra gli uomini vince la classifica generale Francesco Mariani davanti a Damiano Bettega e Roberto Dalla Valle. Qua i distacchi sono molto più ampi, mentre tra le donne era di un solo punto per atleta, quindi è stata molto più incerta la lotta al femminile. Queste le premiazioni. Giancarlo Angeli si è detto pienamente soddisfatto, quindi Orienteering Folgore, che ha superato a pieni voti questo esame importante. Qui Mattia De Bertolis che vince oggi la gara middle nel bosco, e Anna Pradel soddisfatta, la sua seconda vittoria stagionale, ne aveva ottenuta una in primavera sull'Appennino, e qua invece i due vincitori della Coppa Mariani Italia. Mariani e Lucchetta. Eccoli, ascoltiamoli tutti i protagonisti. Anna Pradel, oggi non era semplice vincere, la tua seconda vittoria stagionale, la tua gara. Sì, sono partita abbastanza aggressiva, subito dopo ho commesso un paio di errori e sì, non mi hanno dato molta sicurezza. Ieri ero partita molto bene, poi ho fatto un grande errore che non è finita bene, insomma. Ti vedremo agli europei? Decisamente no, per me la stagione delle gare internazionali adesso è finita, sono molto contenta della prima parte e sì. Pensiamo alla prossima, insomma. Nella middle di Campo Cecina, vittoria di Mattia De Bertolis. Complimenti, che gara è stata? È stata una gara molto dura, molto fisica, soprattutto nella seconda parte, però molto interessante il percorso, il bosco, mi sono proprio divertito oggi. Ho avuto qualche problema all'inizio di stagione, però adesso mi sono ripreso e non vedo l'ora di correre gli europei a Verona. Arrivare in fondo a una stagione ed essere i primi è una grande soddisfazione, vuol dire continuità. E sono veramente contenta, l'anno dei Mondiali Forest, questa è sicuramente una grande soddisfazione. Anche per te un anno, direi, quello della conferma ad alti livelli in Elite. Sì, ho avuto un po' di alti e bassi, però questo titolo di generale di Coppa Italia mi soddisfa e posso finire la stagione felice. Presidente Anesi, questa bella scoperta della Toscana, insomma, com'è andata?
Ma direi molto molto bene, sono molto soddisfatto, anche perché ho visto gli atleti soddisfatti, ho visto le società soddisfatte, ho visto soprattutto un team per l'organizzazione che ha davvero messo in moto molto per poter presentarsi al meglio in questa occasione. È una scoperta sicuramente questa località, quindi il mio grazie va al presidente dell'Orientieri in Folgore, va al presidente del comitato e a tutti coloro che ci sono spesi per far sì che questi campionati italiani e questa Coppa Italia possano chiudere un percorso prima dei grandi eventi internazionali che avremo tra qualche giorno. È tutto, grazie Pietro per essere stato qui al mio fianco. Grazie, è stato veramente un bellissimo spettacolo e ci vediamo in Alpecimbra con la Coppa del Mondo di Mountain Bike e poi gli europei. Grazie, rimanete con i programmi di Rai Sport, a risentirci, arrivederci.